Se state cercando un primo piatto con le zucchine dalla cremosità incredibile e dal sapore travolgente, ecco la ricetta giusta. Direttamente dalla penisola sorrentina, gli spaghetti alla Nerano. Quella di oggi è una semplice buona pasta alle zucchine, ma con qualche marcia in più. Le zucchine infatti verranno fritte a rondelle sottili in olio extravergine d'oliva. E poi il tutto sarà reso super saporito e cremosissimo grazie al provolone del Monaco, un formaggio particolare originario della penisola sorrentina. Cominciamo dalle zucchine. Le vado a tagliare a rondelle sottili con una mandolina regolata allo spessore minimo. Ovviamente puoi anche utilizzare un coltello ben affilato, però non otterrai delle rondelle così sottili e precise e poi ci vorrà un po' di pazienza. Passiamo alla frittura. Scaldo l'olio extravergine in un tegame largo e lo porto alla temperatura di circa 150 gradi. Poche rondelle per volta e faccio dorare bene. Le scolo su carta per fritti e continuo con tutte le altre. Missione frittura compiuta. Saliamo le zucchine, le insaporiamo con foglioline di basilico spezzettate a mano e le teniamo da parte. L'acqua bolle, l'ho già salata, posso buttare gli spaghetti. Un giro d'olio in casseruola, faccio soffriggere uno spicchio d'aglio in camicia, giusto il tempo di far insaporire l'olio, poi elimino lo spicchio e verso le zucchine fritte. Sfumo con un mestolo di acqua di cottura della pasta e le faccio rinvenire. Intanto gli spaghetti sono molto al dente, li scolo qualche minuto prima della fine della cottura per risottarli in padella. Intanto in una ciotola metto il provolone del Monaco, è un formaggio leggermente piccante tipico della penisola sorrentina, potete però sostituirlo con del caciocavallo stagionato. E aggiungo il parmigiano. Mescolo. E adesso a fuoco spento manteco i miei spaghetti. Completo con foglioline di basilico e un giro d'olio a crudo. Guardate che cremino! Possiamo impiattare. Ragazzi, questo piatto è semplicemente incredibile. Ogni volta che lo mangio mi sembra di essere al sole in una trattoria, in un borgo sul mare, sulla costiera amalfitana. Ha veramente poteri speciali. Provatelo e fatemi sapere se non è incredibile. Buon appetito!